Liberi.tv, Riccardo Cristiano, decima marcia internazionale per la libertà delle minoranze e dei popoli oppressi, organizzato da Società Libera qui a Roma, in compagnia di Laura Hart, che è rappresentante all'ONU per il partito radicale non violento, transnazionale e transpartito. Eccoci qua, Laura, ho provato a ricordare con difficoltà, però ci sono riuscito, anche se i radicali sono presenti da anni, proprio non solo sul territorio nazionale ma anche all'estero, proprio per battaglie di laicità, non violenza e soprattutto, diciamo, transpartiticità si potrebbe definire. Ecco, cosa pensi di questa marcia e soprattutto dell'importanza della vicinanza alle minoranze oppresse? Ma tutto questo ovviamente rientra nella nostra lotta per lo Stato di diritto dappertutto, e dunque vuol dire la libertà, i diritti umani, il pieno godimento dei diritti umani per tutti, anche i popoli oppressi. Come ricordava sempre Marco, questa lotta non è una lotta contro un popolo a favore di un altro. È una lotta che deve portare proprio a un dialogo con tutti, perché sappiamo, come dimostra anche poi l'azione del Partito Radicale sul territorio nazionale italiano per quanto riguarda le carceri, occuparsi degli ultimi, di chi è più in difficoltà, anche magari avendo fatto un torto, è proprio la cosa importante, è quello che dimostra e segna la differenza tra uno Stato di diritto e uno Stato che non lo è. Noi in questi ultimi mesi, negli anni già, ma particolarmente in questi ultimi mesi, ci stiamo di nuovo occupando molto di questi popoli, soprattutto insieme anche all'UNPOL, l'Organizzazione delle Nazioni dei Popoli Non Rappresentati. Abbiamo avuto già con noi in quest'anno Dolkunisa, il segretario generale del Congresso Mondiale Uiguro, che sarà con noi oggi e che è stato fermato per aver voluto partecipare su invito del senatore Compagna a una conferenza stampa al Senato. E dunque vediamo che questa questione dello Stato di diritto non è una questione dei popoli oppressi, non è una questione che riguarda solo i paesi molto lontani da noi, ma riguarda anche noi, perché può ledere ai diritti anche dei parlamentari qua. E credo, c'è stato qualche giorno fa un intervento del presidente cinese Xi Jinping all'ONU, a cui chiaramente ha confermato quello che io chiamo la tesi cinese, la tesi del sud-est asiatico, e dunque la contrapposizione tra il diritto del popolo, e cioè il diritto della maggioranza con qualsiasi conseguenza per poi le minoranze o i dissidenti, o i diritti umani in una democrazia. Ecco, siamo qua per questo oggi, continueremo su questa linea e da venerdì prossimo, dal 27 a domenica 29 ottobre, al Partito Radicale ci sarà una grande convention, una grande assemblea di tutti gli iscritti al Partito Radicale da almeno 20 paesi nel mondo, e dunque continueremo a parlare di questi temi e a lottare. Perfetto, io ringrazio Laura Hart, Riccardo Cristiano, Liberi TV, Roma.